Notiziario flash di Evelyn Pillole. Una lettera è giunta nelle mani dei rappresentanti di Sinistra, Ecologia e Libertà, di Fondazione Comunista e Liberi e Riformisti. Una lettera che sosterrebbe la candidatura di Salvatore Marisei, giovane contiano ma adesso anche riferimento per la estrema sinistra ebolitana, o almeno per una parte di essa. Una lettera che si richiama all'associazionismo ma che sembra anche un atto di sfiducia nei confronti di Gerardo Rosania, in questo modo forse messo all'indice dai suoi stessi compagni di cordata che potevano rivedersi in Sinistra Unita. Però l'associazionismo di cui parla la lettera non dovrebbe essere molto preoccupante da un punto di vista elettorale, però indubbiamente rimane la testimonianza di come a 20 anni dalle monetine tirate in Piazza della Repubblica contro Carmelo Conte, all'epoca inquisito per Tangentopoli, oggi tutto sia dimenticato. Il commissario prefettizio del comune di Eboli ha incontrato i rappresentanti dei comuni di Campagna e Contursi Terme. Al centro dell'incontro c'è stato il tema dell'ufficio del giudice di pace. Tra tutti e tre i comuni, e non solo per Eboli, si è stabilito così di procedere con i bandi interni per individuare personale da adibire all'ufficio del giudice di pace di Eboli. Cosimo Lezzi, 51 anni, residente a Porto Cesareo in provincia di Lecce, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della compagnia di Eboli. L'uomo è ricercato dal novembre scorso per una condanna definitiva a 8 anni di reclusione per violenza sessuale sulla figlia. Si era rifugiato a Serre da un conoscente che è stato denunciato per favoreggiamento. È tutto, arrivederci alla prossima. Remember me.